Mia mamma ha accompagnato mia sorella Saman fino a un certo punto, poi è tornata indietro. Lei guardava tutta la scena che è successa, mentre mio zio prendeva mia sorella per il collo e la portava dentro la serra. Lei guardava tutto quello che stava succedendo. Io ho visto tutto. Sono parole che raccontano momenti terribili. Le ha pronunciate il ragazzo, da poco maggiorenne, fratello minore di Saman Abbas. Saman, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano, la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021. La sua colpa? Essersi opposta a un matrimonio combinato con un cugino. Di fronte ai giudici, il ragazzo, all'inizio è rimasto in silenzio, poi ha emesso parole a singhiozzi e monosillabi. Tuttavia, all'improvviso, la sua lingua si è sbloccata e ha iniziato a parlare in un italiano impeccabile, raccontando con freddezza e lucidità le tragiche fasi dell'omicidio della sorella. Il giovane è stato interrogato dopo che un'ordinanza della Corte d'Assise aveva reso inutilizzabili le sue dichiarazioni rese tra maggio e giugno 2021. Secondo i giudici, in quel periodo avrebbe dovuto essere registrato nel registro degli indagati. Questa ordinanza è stata inviata sia alla procura di Reggio Emilia che a quella dei minori, poiché all'epoca dei fatti aveva solo 16 anni. Mentre si attende una decisione in merito, in aula il giovane ha confermato le accuse nei confronti dei 5 imputati, fornendo anche dettagli inediti. Durante l'interrogatorio era presente suo padre, Shahbar Abbas, imputato per omicidio, insieme a Danish Asnain, zio della vittima, e i due cugini, Ikram Mijaz e Nomanulak Nomanulak. Nazia Shahin, la madre di Saman, è attualmente latitante, presumibilmente in Pakistan. Anche su di lei pesano gravi responsabilità, soprattutto dal punto di vista morale, in quanto era presente al momento dell'omicidio della figlia, pur avendo assistito senza intervenire per salvarla. Questo non è tutto. Fu proprio lei a ingannarla, facendola ritornare a casa in una trappola. Ma cosa accadde esattamente quella maledetta sera del 30 aprile 2021? E perché anche il fratellino è stato coinvolto nelle indagini? Si dice che il padre, Shahbar, lo abbia minacciato, costringendolo a mostrargli una conversazione tra Saman e il suo fidanzato, un ragazzo pakistano residente in Italia. Durante l'udienza, il fratello ha reso delle dichiarazioni in merito. «Papà mi disse, fammi vedere questi messaggi, altrimenti ti appendo a testa in giù nelle serre. Io ho sempre paura di mio padre». Poi ci fu un litigio. Saman voleva andarsene. Ha raccontato suo fratello. «Mentre lei era in bagno, mio padre ha chiamato qualcuno, non so chi. Ho sentito qualcosa tipo «attenti alle telecamere». Mentre facevano i piani, io stavo sulle scale ad ascoltare, non tutto ma quasi. Ho sentito mio padre che diceva di scavare». Il ragazzo ha accusato tutti gli imputati, anche se in precedenza aveva scagionato i due cugini. Si è giustificato dicendo: «Ho detto una bugia perché mio padre mi ha detto di farlo, mi ha detto di non dire niente. Io da piccolo avevo paura di mio padre e di mio zio». Anche la madre aveva tentato di esercitare pressioni per impedirgli di parlare. Mentre entrambi i genitori erano in latitanza in Pakistan, sono riusciti a comunicare con il figlio. La madre gli ha inviato questo messaggio tramite il telefono di un parente. «Figlio mio, non dire nulla ai giudici. Quali cose false dici? Non dire nulla a nessuno». Il ragazzo ha risposto così: «O mi uccido o mando tutti in carcere a vita. Io non dico falsità». Il procuratore Gaetano ha avviato un'indagine contro ignoti riguardante le minacce e le pressioni subite dal ragazzo. Quindi le precedenti dichiarazioni fatte dal fratello di Saman non hanno più valore. Ora si basano solo su ciò che ha affermato in tribunale, e queste accuse potrebbero condurre a una sentenza esemplare.